Benvenuti al 17° capitolo di Fire Emblem The Sacred Stones. È un po' di tempo che non registro, quindi boh, iniziamo. Scusate per l'assenza, ma ho avuto un po' di problemi con l'orecchio e non volevo sforzarlo troppo registrando. Quindi, l'ultima volta è è classato. Quindi ha comprato un cavallo nella sua città. E oh, tre nemici. Oh, ok, mi occupo prima di questi e poi iniziamo col capitolo. E siamo finalmente pronti per il 17° capitolo. Le sacre pietre che sconfissero il re demone irradiano fissa una luce abbagliante. Le sacre pietre sono l'unico potere contro l'oscurità, l'ultimo appiglio per l'umanità. È naturale che il male cerchi di distruggere le sacre pietre. Non può esserci altra forza dietro questo tentativo di ottenere le pietre. Un amico di gioventù compare di fronte a Ephraim. Il fiume dei rimpianti. Sembra un capitolo abbastanza felice dal nome. Due anni prima. Come vorresti usare la sacra pietra, Leon? Credi davvero di poter sfruttare il suo potere? I miei studi non sono ancora completi, ma non ci sono dubbi riguardo al potere contenuto nelle sacre pietre. In particolare, la pietra di Grace pare reagire bene alla magia nera. Non è una buona cosa. Deve essere perché contiene proprietà sia sacre che demoniache. Comunque, se riesco a impegnarmi ancora un altro po'. Beh, sono certo che potrei riuscire a guarire mio padre dalla sua malattia. Se ci riesco, chissà quante altre persone riusciremo ad aiutare. Credi che sia saggio? Il potere contenuto nelle pietre va oltre la nostra comprensione. Mio padre ha detto che le pietre contengono la forza che una forza che è meglio non disturbare. Anche padre McGregor è contrario. Ecco perché non ho ancora accesso diretto alla pietra di Grace. Per il momento mi accontento di studiare le energie irradiate dalla pietra. Non sono niente in confronto al potere della pietra stessa, ma se riesco a mostrare a padre McGregor qualche progresso, forse un giorno utilizzare le sacre pietre per studiare la magia. Ephraim, Erika, cosa ne pensate? Utilizzare il divino potere delle sacre pietre in questo modo? Non vi sembra una buona idea, vero? È solo che non so niente di magia. Vorrei poterti aiutare, ma proprio non saprei da dove iniziare. Però, Leon, ho visto quanto ti stai sforzando per aiutare gli altri. So quanto desideri rendere felice la gente. So queste cose e poiché ti conosco mi fido di te. Ephraim, se vuoi usare la sacra pietra per fare del bene, sono certo che ci riuscirai. Io sono con te. Io sono totalmente d'accordo con Ephraim. Passi ogni notte nella biblioteca a cercare una cura per la malattia di tuo padre. Il potere delle sacre pietre è troppo grande per essere sfruttato a fini personali. Ma tu, Leon, credo che tu ci riuscirai. Sei la persona più gentile che conosco. Grazie a tutti e due. Sentire queste parole da voi significa molto per me. In realtà, la cosa non è stata ancora resa pubblica, ma ho già salvato qualcuno grazie alla conoscenza che ho ottenuto finora. Davvero? Qualche tempo fa un incendio ha devastato Seraphir. Una ragazzina era rimasta intrappolata tra le fiamme. Le sue ferite erano terribili, neanche le bacchette riuscivano a guarirla. Ma solo un briciolo del potere della pietra le ha restituito la salute. Abbiamo salvato la vita di quella bambina, Ephraim. Oh, se aveste potuto vedere le lacrime di gioia di sua madre. L'hai fatto davvero, eh? Sei straordinario, Leon. Complimenti. Beh, grazie, ma c'è ancora così tanto da fare. Sono felice, però. A dirla tutta, vorrei solo poter aiutare gli altri. Vorrei utilizzare le antiche magie per il bene comune.
Ecco ciò che vorrei. Leon! E più andrò avanti nelle mie ricerche, più cose sarò in grado di fare. Abbiamo ancora una comprensione minima di come agisce la magia nera. Forse potremmo usarla non solo per guarire le ferite, ma anche per fermare le malattie. Se potessimo leggere il futuro, evitare disastri, smuovere montagne. Calmati, Leon, non puoi occuparti di troppe cose tutte insieme. Se morissi cercando di aiutare gli altri, non potresti più aiutarli, no? Oh, hai ragione. Scusami, mi sono lasciato trasportare. Hai un cuore buono, Leon. Scommetto che non hai mai preso una vacanza fino ad ora. Per cui questo è ciò che faremo. Oggi io ed Erika andremo in città. E tu verrai con noi, Leon. Cosa? Ma Ebrahim ha la ricerca di storia da consegnare. Oggi è vacanza, forza, andiamo. Ma Ebrahim... È solo un giorno e non lo saprà nessuno. Non pensi che sarà divertente per noi tre passare un giorno in città? Ebrahim, Erika, grazie tante. Sono fortunata ad avere due amici come voi. Abbiamo la pietra di Renais. L'ultima sacra pietra è a Raust. Larakel, puoi dirci qualcosa della pietra di Raust? Certo, come principessa di Raust so due o tre cosette sulla pietra. È il reliquiario del palazzo al momento che custodisce la nostra sacra pietra. Seguitemi, vi ci porterò. Ho inviato l'armata di Freli a precederci. Dovrebbero essere in viaggio verso Raust. Se ci affrettiamo potremmo unirci a loro sulle rive del fiume Narube. Non indietreggiate! Mostrategli la forza di Frelia! E non è così tanta. E vabbè, seriamente mandano i generali contro gli sciamani. Vi volete male, sinceramente. Lady Siren! Ah no, è la ragazza! Lady Siren! Il nemico viene da questa parte! Dici davvero? Grace è stata sconfitta. E ancora combattono? Sono proprio testardi. Sciocchi freliani! Vi siete fatti sconfiggere da quei tipi! Oh no! Ora anche noi siamo finiti! Rimanete tutti calmi. Se vi fate prendere dal panico e fuggite, il nemico vi catturerà facilmente. Se rimanete qui e non vi muovete, prometto di proteggervi tutti. Lady Siren! Fratello, guarda! Uno scontro. Ma non è Siren? Cosa sta succedendo? Dobbiamo aiutarla. Fermi tutti! C'è qualcosa di malvagio nell'aria. Oh! Ciao, Leon. Leon? Erika, Ebrahim. Leon, dove sei stato in tutto questo? Erika, basta! Fratello? Leon, recentemente ci siamo incontrati a Castel Grace, giusto? Ricordi cosa mi dicesti? Certo che lo ricordo. E allora? Tu. Posso ripetertelo ancora se vuoi. La rovina di Renais, l'omicidio di vostro padre. È stata tutta opera mia. Io, Leon, principe di Grace, ho voluto che accadesse. Leon! Tu menti, non puoi essere! Non farti ingannare, Erika. Stai in guardia, quello non è Leon. Che cose assurde escono da quella tua testa da quella tua orribile bocca. Hai sempre pensato che Leon fosse gentile, buono e debole, vero? Ammettilo. No, Leon, Erika e io eravamo amici. C'erano cose che tenevamo per noi, naturalmente, ma abbiamo condiviso tanto. E non importa cosa è successo, non importa quanto tempo è passato. Siamo ancora amici. Leon non ci tradirebbe mai, mai e poi mai. Tu non sei Leon. Capisco. Non ho più ragione, dunque, di continuare a nascondere la mia identità? Nessuna. È vero,
Questo corpo non appartiene più al vostro giovane Leon. È da tempo ormai che ho divorato il suo cuore. Mostro, chi sei? Davvero non mi conosci? Che principe ignorante. Pensaci, ricorda le leggende della tua razza spregevole. Cos'è stata rinchiusa all'interno della pietra di Grace? Qual è il nome del terrore? No, non può essere. E come temevamo, può essere solo... il grande avversario dell'antichità, il re demone. Giusto, dovete temere il mio nome. Il principe Leon era un debole, ora è morto. Non può essere. Principe Ephraim Virenais, hai con te la sacra pietra, dammela. Non ho alcuna voglia di vedere un guerriero fare una fine atroce ai miei piedi. Inchinati, se mi giuri lealtà, potrei anche decidere di lasciarti in vita. Mi prendi in giro? Così hai fatto la tua scelta? La scelta sbagliata. Ma mi offre la possibilità di mostrarti qualcosa di speciale. Una forza che nessun uomo può sopportare. Un orrore indescrivibile. Un potere che porrà questo mondo sotto il mio dominio. Io sono il re demone. Osserva la mia potenza. Ok. Obiettivo, sconfiggere il boss. Va bene. Ok, le truppe danno nella obbligatoria, quindi la porto. Le altre sono Gilliam, Evan, Tethys, Natasha, Marisa, Franz, Naomi, Arthur, Erika e Innes. Dove sei, Innes? Innes è tipo l'unico che non ho allenato, quindi è abbastanza in fondo. Non l'ho allenato perché è già classato a livello 3, non ha bisogno di allenamento. Ok, distribuisco gli strumenti e poi possiamo iniziare. Ok, iniziamo col capitolo. C'è un bel po' di gente qua. Oh, i cittadini. Pescatore, 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 tutti pescatori. Ah, ok, almeno le immagini sono diverse. Allora, qua c'è Siren, che è un cavaliere falco. Non è armata molto bene. Cioè, la lancia d'argento va bene. Però già hanno entrambi 20 usi, quindi penso che finirebbe le armi dopo un po'. E non credo che sia in grado di resistere a lungo. Poi è molto vicino a Leona anche. Allora, di qua... adesso la destra non possiamo andare. Di qua c'è l'emporio. Magari ci faccio un salto. Dice un bel po' di gente. Loro hanno qualcosa a distanza? No. Tu? No, mi sembra che quello non è a distanza. Un anello guida, quello può essere utile. Una lama letale, dovrò starci attento. E per il resto non credo che ci sia altro. Oh, forse questi due? Là. No, lampa è... raggio, e anche questo. Ok, prima cosa, Dana, vai di qua. Allora, riesco ad abbatterlo? Sì, senza problemi. Ok, ed Ephraim, penso di poterlo mandare in tutta tranquillità di qua. Non questa, attiva solo la lancia di ferro, dovrebbe bastargli. Spero di non lo sto sopravvalutando. Arthur, quanto spazio hai? Ah vabbè, posso inviarlo direttamente al magazzino. C'è qualcosa che voglio comprare? No, non voglio comprare il tuono. Qualche cura non mi fa male, perché le ho finite. Totale. Ah, vabbè, questa è l'ultima, dai. Facciamo 4. Poi elisir, acqua pura. Lo sferato è utile, ma no. Per ora penso vada bene così. Il resto dei soldi me li tengo.
Tethys, aiutami a far muovere Arthur. E vediamo, su potrei mandare anche qualcun altro. Ah, se non l'avete ancora notato, ma credo che l'abbiate notato tutti, Gilliam e Arthur durante l'allenamento hanno cambiato classe. Arthur è diventato un vescovo, quindi adesso può anche curare, mentre Gilliam è diventato un generale, può usare tutti i tipi di armi, lance, asce, spade, e ha un sacco di difese, è praticamente impossibile buttarlo giù. Ed effettivamente, sì dai, invio loro due di qua e tutti gli altri di là. Teoricamente se avessi unità volanti le invierei a combattere contro questi, contro questa unità qui e a uccidere questi due, questi tre. Però Dana non è molto forte, l'ho allenato un po' e l'ho fatto arrivare al 15, esatto, quindi non è nemmeno così scarsa, però non so se può occuparsi di tutti quei tizi da sola. Vedrò, e purtroppo gli arcieri non ci arrivano fin lì. Non c'è ancora nessuno da curare, quindi andiamo avanti. Ok, primo scontro, questa è un'ascia. 7 danni, però aveva scarse possibilità. È un critico? Ah no, ok. È solo l'animazione che è abbastanza lunga. Perché vanno di là? Forse possono attraversare il fiume in quel punto? Magari. Ok, Eprime, cerca di farti colpire di meno. Bravo. Questo aveva una lancia d'argento e gli faceva solo 6 danni. Giusto per dire. Perché Eprime ha anche un'ottima difesa. Ora che ha cambiato classe. Anche prima non è che se la cavasse male, però. Ora è meglio. In più gli ho dato il tomo di Metis, quindi in teoria dovrebbe diventare più forte aumentando di livello. Perché se non l'ho già spiegato, il tomo di Metis, diciamo, aumenta le statistiche, la possibilità che vi salgano le statistiche. Di poco, 5%, però può sempre tornare utile. Un danno, complimenti. Beh, quantomeno mi colpiscono, è già qualcosa. Questa 2, però l'ho evitato. Allora, turno neutrale, meno male non si è mossa. Allora, questi due tizi possono essere davvero pericolosi. Dana, ci arrivi? Perfetto. E parliamo con Siren. Siren, stai bene? Principessa Dana, dovete farvi indietro. Questo posto è pericoloso. No, non ti lascerò morire. Resisti, vengo subito ad aiutarti. Principessa Dana, siete cresciuta così tanto. Molto bene, sono ai vostri ordini, milady. E adesso Siren è dalla nostra parte. A meno vita di Dana. Vabbè, è un'unità che è arrivata adesso, quindi è comprensibile. Quanti danni farei? Non sono nemmeno così forti, guarda. Questa luna, 26%. Ah, tutti e due hanno luna. Direi di colpire. Allora mi metto. No, penso che mi metto qui perché credo che così gli blocco il passaggio. Credo. Ok, dai, schivalo. Perfetto. Ne prende di esperienza. Poi. Erika ci metterà un po' ad arrivare lì. Non ho un modo per. Forse un arciere può distruggere quello. Perché non non me lo distruggono loro? Sarebbe così utile. Allora. Sono quasi tentato di inviare nei video là. Però loro due da soli credo che ce la facciano. Ascia di ferro. Vai. Gli fanno solo un danno?
O siete molto scarsi, o Gilliam ha più resistenza di quanto pensi. Vediamo, quant'hai Gilliam? 10, non è nemmeno male. Ora, vediamo se qualcuno di queste armi è pericolosa. Lascia d'acciaio, lancia sottile, lancia sottile, lancia sottile. Possono farmi critici, ma credo che non ne abbiano molto. Esatto. Siete abbastanza scarsi. Allora, chi elimino? Questo mi fa 0 danni addirittura. Ma più che altro, ho paura per questi due qua. Nasce la guerra. Però ha poche possibilità. Oddio. Ephraim ha lo svantaggio dell'arma. Lancia d'argento. Mentre questi due, un giavellotto e una lancia d'acciaio. Non riesco a eliminarne nessuno, eh. E vabbè. Ne ferisco uno quantomeno. E tra l'altro, ferendolo adesso, dovrebbe salire di livello Ephraim. Se gli aumenta la forza, può ucciderli tutti. Con il contrattacco. Ti prego, dai. Perfetto. Forza, velocità e difesa. Quindi quello che gli faceva un danno, ora non glielo fa più. Oh, bene. Evan. Quanta difesa hai? 6? No. Assolutamente no, vai di qua. Tetis può spingere fin qui, quindi faccio fare un passetto ad Arthur e andiamo. Allora, Franz non dovrebbe aver problemi perché ha il 19. Loro non li proteggo più che altro perché non credo serva. Nel senso, credo che vi diano una ricompensa se li proteggete tutti, ma non è così difficile da dover usare delle unità per proteggerli. Cioè, se stanno fermi qua e non si muovono, tutte le unità che arrivano le si può intercettare facilmente. Soprattutto con due arcieri. What? Perché si è spostato? Ok. Allora, questo è andato. Otto punti esperienza. Non ne dava tanti questo. Beh, non era classato. Ah sì, mi sa che possono attraversare il fiume questi. Piano piano, ma possono. Allora, sai che... Potrei fare una cosa. Vediamo se mi riesce ora. Si schiantano contro Ephraim. Mi dispiace, ma non potete fargli nulla. Anche col pendolo. Non mi ricordo che animazione ha il critico di Ephraim. Beh, immagino che la vedrò prima o poi. Ok, quello è andato avanti. Grazie. Oh, grazie mille. E ti avvicini? Ah, vabbè, avevo un giavellotto, quindi non gli cambiava nulla se mi attaccava da lontano. No, dannazione. Posso farlo uccidere a Dana, non è un problema. L'altro prova a colpirmi, mi dispiace, ma... Quello aveva più chance... Ah no, perché quello è in una foresta. Ecco perché aveva più chance di evitare il colpo. Ah, cioè è vero che non vi ho fatto vedere il boss? Cioè, che statistiche ha il boss? Cos'è successo? Ah, si è attivata l'abilità di Gilliam, che non so cosa sia, però gli ha evitato tutto il danno, quindi va bene. Che purtroppo qua non credo ci siano modi per vedere le abilità. Cioè, ci sono, ma sono nascoste. Ad esempio, l'assassino ha una chance di uccidere con un colpo solo, se non sbaglio. Ora, Nemi. Arthur. 20 danni. Sai che sono giusti giusti. 20 danni tu.
9 danni Navy. Non mancare, mi raccomando. Fatto. E adesso... ah, per pochissimo. Perché anche Naimi è al 19 e io ho dato già lo strumento per cambiare classe. Quindi appena può, cambierà classe. Illness. Quanta resistenza c'hai? 9. No, questi forse sono un po' troppo per te. Qualcuno che ha tanta resistenza, qual è? 10... 16. 3? Seriamente, Franz, 3 di resistenza? Oh shit, 14. Anche lei non è male. Hai un'arma a distanza? Sì, dovreste... eh sì, però ha un colpo solo. Diciamo che questo lo faccio uccidere. Non ci arriva Siren fin là. No, peccato. Questo lo faccio uccidere a Siren. Sto sprecando il giavellotto, ma non voglio usare la lancia d'argento. È molto più forte. Non male, non male davvero. E Dana. Boh, attivalo il giavellotto, magari un colpo riesce a darlo. Mettiti qui con l'arco di ferro. Marisa può andare avanti. Perché non c'è? Ah, perché c'è la ragazzina. Qual è il raggio d'azione di sto tizio? Perché è un po' pericoloso. Non tanto. C'è gente qui? No, a parte Leon. Ah già, è vero. Devo mostrarvi il boss. Leon, 44 di vita. Ha Fenri e Nosferatu, quindi niente di che. Esse in oscurità, ha in bacchette 22 di magia, complimenti. E wow, le difese. Ok, direi che così va più o meno bene. Finito? No, ah sì, è vero. Manca Tethys. Magari posso far danzare appunto... vediamo se riesco a colpire qualcun altro da qui. Giusto per ottenere l'esperienza per arrivare al 20. E... no, purtroppo no. Vabbè, fa niente. Ora. Asta corta, perfetto. E quello con la lancia d'argento è andato. Era l'unico che mi preoccupava di sti tizi, praticamente. Questa la faccio fuori o... ah, per poco non riesco ad arrivare lì. Perché in caso potevo... potevo provare a far fuori quello. Quanti danni farebbe? Ha solo 24 di vita? Sei un po' scarsino. Ma sì, dai, vai avanti. Spada di ferro. E via. Manca solo Naimi, ma Naimi non può fare nulla, quindi fine.